Ciao e benvenuto da Giorgio Taverniti. Oggi ti parlo dello strumento di YouTube che viene chiamato Keyword Tool perché consente a noi una funzionalità molto importante. Immaginiamo di dover fare pubblicità o dover fare promozione ad un video. Scegliere le parole chiave con cui ottimizzare quel video e promuoverlo è molto importante perché poi questo video si posiziona sia all'interno del motore di ricerca verticale di YouTube, sia nel motore di ricerca verticale video di Google, sia nelle SERP di Google classiche. Quindi è importante conoscere le parole chiave più cercate relative ai video all'interno di YouTube o quando gli utenti cercano dei video. Questo strumento è fantastico perché ci consente di sapere, dato un video, quelle che sono le parole chiave che hanno portato più traffico al video sia dal motore di ricerca interno di YouTube sia da Google. Basta selezionare ID o URL del video, inserire l'URL del nostro video selezionando la parola, in questo caso la lingua italiana in Italia, e qui in basso, eccoli, tutte le chiavi che hanno portato traffico al video. Attenzione, perché qui c'è un'informazione molto importante. La parola chiave SEO è la parola che ha portato più traffico a questo video. Esattamente, sono ordinate per numero di visualizzazioni che queste parole chiave hanno portato al video. Quindi SEO, Search Engine Optimization, what is SEO. Queste sono le chiavi più importanti, in questo caso, per questo video. Immaginate quindi di voler entrare in un settore, analizzare i 10-20 video più visti del nuovo settore, noi saremo in grado di sapere tutte le chiavi che portano più visualizzazioni ai video più conosciuti del nostro settore. Ovviamente questo dato è l'aggregazione tra il traffico che ha mandato il motore di ricerca YouTube e il traffico che hanno mandato le SERP di Google. Non possiamo saperlo separato, però questo è uno degli strumenti più potenti in assoluto per conoscere le parole chiave più cercate riguardanti un video e riguardanti il nostro settore nel momento in cui andremo a ottimizzare un video. Con questo ho concluso. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi video e controlla nella descrizione perché ti ho inserito dei link utili. Buona formazione, ciao!